Ciao Francesco, allora ieri Buongiorno. abbiamo visto il Love Vision e tu fai un personaggio davvero molto, molto particolare. Ci racconti un po' come sei entrato nel personaggio, se hai lavorato anche studiando la vita di Capecchi e quindi il suo rapporto con questo padre così, così complicato? Allora, guarda, in realtà da un punto di vista filologico della storia no, perché comunque, sai, questo film è tratto anche dai ricordi di Mario Capecchi. Come hai visto, è un grande uomo, ma insomma, abbastanza in là con gli anni, diciamo. Quindi sono dei ricordi. La cosa interessante, secondo me, e condivido pienamente di Roberto Faenza, è che non era importante raccontare effettivamente i fatti di cronaca e storici, ma quanto la memoria emotiva del Capecchi bambino dovesse uscire. Infatti, se hai visto il film, è un grande sogno, una grande favola, no? Anche la regia è una favola che condivido pienamente. Ora, come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato semplicemente sui conflitti che aveva questo bambino, i ricordi del bambino rispetto a come descriveva e vedeva suo padre, quindi questa sorta di orco un po', come dire, più forte, più questa ostentazione del macismo, della virilità che poi sfocia in un fallimento totale, no? Al di là della guerra. Poi sì, noi mettiamo delle connotazioni storiche perché quelli sono pretesti poi per raccontare un'umanità. Ed è stato un bel viaggio, insomma, un bel viaggio perché poi che sia, senza cattivi non esisterebbero i buoni, no? Quindi è importante anche raccontare i cattivi, altrimenti non ci sarebbe il contraddittorio. Senti, ma Capecchi non è intervenuto per nulla durante le riprese? Hai avuto, diciamo, modo di parlare con lui No, o no, no, no? durante le riprese assolutamente no, hanno scritto insieme il film, chiaramente con la consulenza di Mario Capecchi, ovviamente essendo la sua vita. No, però io no, l'ho visto ieri sera per la prima volta, è stata per me un'emozione molto forte, poi mi ha detto saresti stato un buon padre, lui mi ha detto, è stato carino. Ok, va bene, grazie Grazie. allora. Ciao.